Torno all'appuntamento settimanale con Radio Talks, la nostra chiacchierata che facciamo con i protagonisti della radio italiana e oggi italiana più che mai. Vi spiego tra poco perché. Intanto ve li presento. Ci sono Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Ciao ragazzi, come state? Grazie, eccoci, ciao! Ciao! Bene, bene. Tutto italiano, aspetta, italiana perché ti riferivi al fatto che sono stata Miss Italia, quello, vero? Esattamente. No, allora, diciamo che Manila e Giulian da una settimana o poco più, insomma, sono in onda su Rai Radio tutta italiana ogni mattina con un nuovo programma che conducono insieme. Quindi partiamo da questa nuova esperienza. Intanto, riusciamo a fare già un bilancio di come è andata questa prima settimana? Intanto il primo bilancio da fare sono i complimenti per te, credo sia d'accordo anche Manila, perché dire Rai Radio tutta italiana è difficile. Lo stesso Fiorello, che in onda la mattina in contemporanea con Rai 2, con Viva Rai 2 dalle 7 alle 8, non riesce ancora a dire Rai Radio tutta italiana. Ha sinceramente delle difficoltà. Vabbè, è stato un caso per me, perché se lo dovessi ripetere sicuramente adesso lo sbaglio, perché mi avete messo in soggezione con questa cosa. Però no, diciamo che, ecco, questa è la radio digitale, diciamolo, del gruppo di Rai Radio, quindi è ascoltabile in DAB, ma anche online, insomma, fa parte delle piattaforme digitali, che sono anche un po' il futuro, diciamo, vero? Sì, scaricabile, lo diciamo subito, scaricabile anche attraverso l'app Rai Play Sound. Sono un po' il futuro, infatti per il futuro hanno chiamato due giovani, come... me e Giulian. Allora posso partire io, Giulian, dicendo per fare già, diciamo, un resoconto di questa prima settimana. Grande divertimento, grandi veramente attestati di simpatia, di affetto, tantissimi, inaspettati già dopo poco tempo, perché vuol dire che in tanti si sono collegati un po', in realtà spinti dalla curiosità, e adesso non ci mollano più, ecco. È vero, è assolutamente vero, ma diciamo che è un po' una coppia inaspettata, nel senso che non ce l'aspettavamo nemmeno io e lei, considerando proprio che non ci conoscevamo. È vero, è vero. E quindi la capacità della direzione di Rai Radio, in primis naturalmente del nostro direttore di Rai Radio Roberto Sergio, è stata quella di assemblare due matti, perché da una parte e dall'altra, nel senso buono, siamo due matti che hanno una grandissima passione, che è quella della radio, ma soprattutto di lavorare. E niente, ci siamo trovati subito, tant'è che già dalla prima diretta, quindi la prima puntata di lunedì scorso, era il 20 marzo, parentesi, primo giorno di primavera, giornata internazionale della felicità, prima puntata di Mattina Italiana, ci siamo resi conto di essere in onda, sì, per la prima volta, ma con la sensazione di lavorare insieme da una vita. Vero. Allora, io voglio subito dire una cosa. In realtà è molto semplice, fondamentalmente, lavorare con Giulian, perché è talmente un grande professionista che quando hai a che fare con un professionista, in realtà il lavoro è molto più semplice. Ma in più, Giulian, adesso devo in maniera proprio sincera dire, Giulian ha un'empatia, anche a volte rara trovarla nel nostro mondo, un'empatia fatta di semplicità, di fratellanza, di colleganza, e questo dà quel valore in più al nostro lavoro, che quindi da una parte professionalità, dall'altra l'empatia, è un connubio perfetto. Ed ecco perché in realtà io mi sono trovata a lavorare con Giulian dopo, devo dire sinceramente, anni e anni di esperienza su RTL, dove spesso ho cambiato partner, molto spesso aggiungerei, e soltanto una volta prima di Giulian c'è stata questa empatia e questo connubio perfetto, questo incastro perfetto, che fu con Valeria Graci. E Giulian è, dopo anni, la seconda occasione, insomma, che mi arriva, insomma, per cui la vita mi premia in qualche modo, quindi forse dico ogni tanto, forse me la sono anche meritato. Poi tra l'altro hai detto una cosa importantissima e fondamentale per quanto riguarda la radio: l'empatia, ma anche la semplicità, secondo me. Sì. Forse è una cosa anche rara, perché non è facile trovarsi spesso anche fra colleghi. Guarda, questo però... non vuole essere, scusami Adriano, il momento di autocelebrazione. No, certo, però... Qui tra tre amici, con tutti gli amici che ci stanno seguendo. Un grandissimo valore che ha Manila è la naturalezza.
la spontaneità, la solarità, cioè lei è così, come l'ascolti alla radio, come la vedi alla televisione, vai a prendere il caffè con Manila, lei è così, Uguale. cioè non recita da una parte. Ma soprattutto io credo che la formula giusta è quella di due persone che non sgomitano, che non hanno, come dire, problemi di altra natura e quindi devono andare in onda dimostrando di essere capaci, cioè noi ci divertiamo. Forse la cosa più divertente è anche il dietro le quinte del programma rispetto alla diretta. Ecco, infatti, raccontaci Perché qualcosa, dai, queste sono le cose più belle. Cosa accade durante quello che si chiede sempre agli speaker? Cosa accade quando c'è in onda la musica o la allora, musica? vi dico subito cosa accade. Accade che io ogni tanto canto e ballo. Lui, Julian, è disperato e parla con i pannelli. Oppure ogni tanto si abbraccia uno schermo e poi ogni tanto diciamo una cosa seria, una volta ogni 10 e poi le altre 10 in realtà ironizziamo su tutto quello che raccontiamo in radio. Allora Julian, devo dire che ha una cosa in comune con me, c'ha una ironia dissacrante, a volte anche un tantino cinica, però quella roba lì secondo me è sinonimo di grande intelligenza, cioè utilizzare quel tipo di ironia con intelligenza senza offendere nessuno. Ed ecco perché è super divertente comunque lavorare con lui, perché poi nel backstage ci facciamo veramente delle grandi risate. Beh. Ma da subito, Adriano, giusto Julian? Sì, no, è così. Tra l'altro, il nostro è un backstage in un contesto estremamente interessante che so che, tra l'altro, anche Radio Speaker ha già trattato, ovvero il Meta Studio. Infatti volevo chiedervi proprio questo, ecco, ne abbiamo sentito parlare, non mi è mai capitato di visitarlo, spero di visitarlo presto questo Meta È Studio. un mondo bellissimo il Meta Studio, Infatti, cos'è? Cosa bellissimo. succede lì dentro? È un po' il mondo di Avatar, ma diciamo che il Meta Studio innanzitutto ha una prerogativa. La regia è autogestita, quindi noi non abbiamo il classico tecnico, come si diceva una volta, dall'altra parte del vetro, il regista, eccetera, ma con un DJ Pro 1000 la regia la facciamo noi mentre trasmettiamo. In più è personalizzabile come studio. Lo studio è stato inaugurato recentemente con No Name Radio, che è delle radio digitali della RAI, è la radio dedicata ai giovani, ai teenager, Giovani. radio che tra l'altro sta andando molto molto bene. E quindi quando c'è No Name Radio, i pannelli che diceva Manila vengono, i LED wall, tutti personalizzati con i loghi e i contenuti di No Name Radio. La stessa cosa avviene quando trasmettiamo noi di Rai Radio Tutta Italiana, quindi cambia il vestito. Noi adesso siamo ancora a un 30%, diciamo, perché per queste prime 2 o 3 settimane lavoreremo solo con le dirette classiche, radiofoniche in voce, le canzoni, eccetera. Dopo un po' alla volta arriverà anche il visual, ma soprattutto arriccheremo il backstage, perché l'idea è quella di creare anche a livello social, dove Manila ho scoperto essere una potenza, cioè Manila veramente a livello di social è qualcosa di incredibile che sfiora i numeri di prime serate televisive. E allora lì l'idea è quella Esagerato. di creare dei contenuti ad hoc, delle rubriche, Certo. delle cose girate proprio all'interno dello studio tra una canzone e l'altra. Quindi anche Sì, al non di solo, fuori della anche diretta, giusto? sì, ma comunque ospitare poi ospiti illustri, amici, amici miei e di Julian, e così come ospiteremo, tra virgolette, delle vere e proprie rubriche che renderanno omaggio proprio alla bellezza del nostro paese. Da qui tutta italiana, quindi mattina italiana, perché poi alla fine tra una notizia culturale e una notizia ironica, in realtà noi comunque raccontiamo quello che accade nel nostro paese e soprattutto celebriamo gli eventi nel nostro paese che hanno in realtà bisogno di essere raccontati, perché è giusto che si conoscano anche lontanissima, insomma, da persone che abitano molto lontano. È giusto omaggiare il nostro paese, insomma, tutta italiana rende in qualche maniera è un po' una sorta di proseguo di quella che fu la mia, insomma, esperienza a mezzogiorno in famiglia, e quindi in questo in realtà mi ci rivedo molto, ed è come un tornare a casa in questo senso, sia per l'argomento, sia perché insomma sono tornata a casa a Mamma Rai, quindi mi fa molto piacere.
Mi avete detto un sacco di cose anche molto belle, a partire dallo spoiler del visual che arriverà appunto anche a Rai Radio Tutta Italiana. Poi io avevo notato già qualche contenuto social, qualche storia, qualche cosa che insomma mi ha fatto entrare in qualche modo anche un po' nel backstage. Quindi in questi giorni già stiamo vivendo un po' questa cosa qui. Quindi mi state dicendo che ci saranno anche delle rubriche esterne al programma, o meglio interne, ma comunque che faranno parte del L'idea è backstage. quella, Adriano, cioè creare dei contenuti esclusivi, quindi dei contenuti che naturalmente, girati in video e fatti a livello con un taglio social, non andranno in onda alla radio. L'esempio l'ha fatto prima Manila, a parte le varie rubriche che menzionavo prima, che può essere dalla cucina piuttosto che, ma lo stesso ospite che viene in trasmissione, con lui poi realizzeremo magari un contenuto esclusivo da poter vedere solamente sui social Social. di Radio Italiana, su social, che com'è il social bolognese, ve lo dico. Social. No, devo dire una cosa, Adriano, che poi ne parlavamo queste mattine anche con Manila. Diciamo che la presenza di Fiorello in via Asiago ha rallegrato tutto l'ambiente. C'è proprio il divertimento che si sente nell'aria, non c'è la pesantezza di lavorare, ma questo si vede anche a livello proprio, a parte di noi che andiamo in onda, ma se tu la mattina fai un giro anche negli uffici, sono tutti con il sorriso, cioè Rosario ha portato questa ventata di allegria, oltre ai grandi risultati, perché tu Beh, considera certo, che stiamo facendo dei numeri incredibili, sì. ma Rai Radio Tutta Italiana, che trasmette in esclusiva le puntate di Rosario dal lunedì al venerdì, poi il weekend c'è lo speciale su Radio 2. Siamo cresciuti oltre del 1000% con Rosario, quindi è diventato comunque un veicolo perdona Rosario il termine, ma un veicolo di comunicazione Ah, ma incredibile. giusto. Mi diceva stamattina Mauro Casciari, che ha fatto un buon sondaggio in giro, e sul web, forse questa cosa tu Adriano la sai, la domanda che fanno un po' tutti, per la maggior parte di chi ama la radio, è: come faccio ad ascoltare Rai Radio Tutta Italiana? Questo un Vero. po' soprattutto nelle pagine dedicate al mondo della radiofonia, eccetera, sempre più persone vogliono avvicinarsi, ma poi alla fine è semplice, l'ha detto prima Manila, si può scaricare o l'app L'app. gratuitamente, esatto, Rai Play Sound, oppure in DAB, che ormai la DAB in qualche modo le automobili, quelle nuove, ce l'hanno. Ormai sia una tecnologia diffusa, quindi diciamo Sì, che ormai il a DAB volte ce l'abbiamo in streaming. macchina, ma non sappiamo di avercelo il DAB. Può È capitare ogni vero, hai tanto. ragione, Bravo, perché però bravo. le più o meno nuove automobili l'hanno tutto comunque già inserito. Detto ciò, l'app, abbiamo 1000 app, in realtà è la maniera più semplice per seguirci ovunque, per stare, come sempre dico io, vicini vicini, e anche perché insomma a noi fa piacere. Poi a breve inizieremo anche l'interazione con il pubblico, e quindi con telefonate vocali, quindi ci sarà da divertirsi, sarà È da vero, divertirsi. assolutamente. Assolutamente. Parlate quindi d'Italia, di posti dell'Italia, di tradizioni. C'è la musica italiana che è fondamentale. Ecco, una domanda: passato un po' di tempo ormai, più di un mese da Sanremo, però secondo voi come sta la musica italiana? Oggi, in questo periodo, abbiamo vissuto anche un po' di panico per via della mancanza, il mancato accordo tra SIAE e Meta. E quindi Già. non più musica italiana sui social, adesso si sta ritornando un accordo con Sauri, insomma, tutta una questione No, anche speriamo, legale. guarda, voglio subito dire, speriamo che ritornino le storie su la musica su Instagram, perché a volte è meglio la musica che le cose che raccontiamo. Quindi, non so se avete notato, siccome non c'è musica che raccontiamo qualcosa, arrivano delle storie Hai bruttissime. sentito In Manila cosa ha realtà. detto? Ha detto già, questa cosa l'ha un po' innervosita, Esatto, devo dire. Sì, ma dai, hanno però tolto detto qualcosa ciò. di. No, no, però detto ciò, la musica italiana piace, dico sempre, convince anche a volte di più di quella straniera. E devo dire che Sanremo, ancora una volta, è stato veramente una fonte inesauribile di musica che continua a piacere, continua a farci cantare, ballare, a distanza in realtà ancora di 2 mesi, ma credo che ci siano delle canzoni che ascolteremo in quantità industriale tutta l'estate, da Paola e Chiara sicuramente, così come Lazza, Olly, Mengoni, sì, però Mengoni secondo me è già un genere differente, quindi probabilmente quest'estate lo perderemo un po'. Sì, c'è Beh, da ci dire poi, aspettiamo. Adriano, che Rai Radio Tutta Italiana è l'unica digitale della Rai,
che suona esclusivamente musica italiana, e questo ci permette di suonare i successi di ieri e di oggi, ma soprattutto anche far scoprire e valorizzare, perché è un'altra delle eccellenze che noi italiani abbiamo, e poi insomma noi amiamo, come diceva prima Manila, promuovere l'eccellenza anche alla radio, la musica leggera italiana. Quindi la possibilità di riscoprire anche e di percorrere la grande storia della musica leggera italiana con i successi di ieri. Quindi abilmente riusciamo a passare da una canzone degli anni 60 o anche 55, metà anni 50, fino al successo del Sanremo 2023. Quindi sì, questa è la bellezza di Rai Radio Tutta Italiana, per accontentare un target veramente ampio. Perché poi la canzone di un tempo è il classico evergreen, no? Cioè quella che non tramonterà mai. Beh, questo sicuramente, ma anche pure per le nuove generazioni. Bravo, ma la scopre anche il giovane. È vero, è vero, è vero, è vero. E soprattutto le nuove generazioni si stanno riavvicinando alla musica italiana, forse anche un po' grazie a Sanremo, grazie a Amadeus. Assolutamente sì, grazie ad Amadeus. Un ottimo lavoro. Sicuramente sì, abbiamo visto un'intervista, anzi un articolo che è stato fatto da Rolling Stone America, di Amadeus, dicevano è il nuovo Remida della discografia italiana, cioè colui che ha ridato vita alla musica in Italia. Ed è proprio così, perché lui comunque sta facendo quel lavoro che altri non avevano fatto, ovvero di andare a ricercare molto nel mainstream, riavvicinando poi i giovani, perché quest'anno Sanremo ha portato più o meno un 82% di giovani davanti alla televisione, tutti quelli che si erano persi. Quindi è un risultato eccezionale, che si vede poi anche nella vendita dei dischi. Vabbè, ragazzi, poi non è un caso che Amadeus è un radiofonico, è nato e cresciuto nella radio, è un appassionato della radio. E non è un caso che poi accada tutto questo in radio grazie ad Amadeus. È proprio vero, è proprio vero. Allora, ragazzi, grazie per il bravo, nonostante la mia bionditudine, mi sono beccata qualche brava. Per chiudere, per avviarci verso la chiusura, vi voglio fare una domanda. Ho visto che ho letto su un articolo che c'è anche una rubrica nel vostro programma in cui si parla di cucina, giusto? Sì. Cotti all'italiana, sì, una cosa del genere, vero? Cotti all'italiana. Deve ancora partire, ma la colpa è sua. Vabbè, ho letto che appunto ci saranno degli chef che faranno, che annunceranno queste ricette, giusta questa cosa? Esatto. Ci saranno ogni settimana, accoglieremo anche adesso, se fossero su Roma lo potremmo anche fare fisicamente, altrimenti lo faremo telefonicamente, degli chef che ci racconteranno una ricetta, anche semplice, però magari una ricetta che andremo ovviamente a legare strettamente ad un territorio. Quindi racconteremo il territorio anche attraverso le ricette e le eccellenze in cucina, come appunto chef. Sì, l'Italia è sicuramente il paese della cucina per eccellenza. Esatto. E a questo punto vi chiedo, le ricette le raccontano i chef, ma voi cucinate? C'è un piatto in particolare che amate cucinare, che vi viene bene? So che la domanda può essere, però ogni tanto capita. Dai, guarda, io amo... rispondi, dai. No, io ho un limite, purtroppo, a parte i piatti base, non so cucinare, ma ho grandissimo rispetto per chi cucina, che se no mangerei. Però detto questo, esatto. Sono un milanese atipico, perché ormai vivo a Roma da una quindicina d'anni e apprezzo particolarmente la cucina romana. Ed è un po' atipica come cosa, perché se tu parli col classico milanese apprezza la cucina milanese, la cucina del nord, la cucina romana magari la ritiene un po' pesante, eccetera, mentre io impazzisco dai primi, dalla carbonara in poi, cioè, perché non puoi non mangiare. Allora, a Roma si mangia tanto, si mangia bene, ma comunque si mangia. Cioè la cosa non moriremo mai di fame, ecco. Vabbè, invece, vabbè. No, lei cucina. Vabbè, io ho avuto mia mamma e mia nonna, cucina pugliese, Adriano, insomma. Se ne so qualcosa. Ne sai qualcosa, cioè sono reduce da 2 giorni ad una fiera del gusto alla fiera di Foggia, tra l'altro, quindi abbiamo raccontato proprio le eccellenze, chilometro zero, chilometro meno 20, proprio del nostro territorio, dai carciofi alle mandorle,
quindi ai legumi, così alle verdure. Io so cucinare praticamente tutto. L'unica cosa che non so fare è la pasta fresca fatta a mano, che è un po' difficilissima. Per il resto, le cime di rapa, il pesce, la carne, la torta di mele, la torta di ricotta, le cartellate, i Ah, mi stai mostaccioli, le facendo venire mandorle fame. serrate. E forse pure No, dopo. Vabbè, Julian, arriviamo a Natale e ti farò assaggiare i dolci della nostra terra, insomma, Allora ho capito quando venirti capirai. Esatto. a trovare. Ho capito quando venire a trovare. Va bene, grazie Assolutamente. mille allora per la vostra disponibilità. Noi vi Grazie a te. ascoltiamo ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Radio tutta italiana dalle 10 alle 12, giusto? Bravo! Bravo, bravo, bravo. Oh, l'ho detto un sacco di volte, eh. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Grazie a te, Adriano, e un saluto a tutti gli amici di Radio Speaker e a tutti coloro che fruiscono dei contenuti di Radio Speaker. Grazie Adriano, Grazie viva la radio sempre, mi raccomando, ascoltate radio. Ciao! a voi. Viva la radio e Ciao! buona radio.